Questa parte qui è la modellazione dei tentacoli, giusto ve la faccio vedere un secondo visto che è tardissimo. In sostanza ne ho generato uno, l'ho duplicato, l'ho un po' modificato, non sono stato a ricrearne uno da capo ancora, per cui questo qua viene poi duplicato, modificato e gli altri 5, sono in totale sono 5, è sempre la duplicazione di uno e l'altro, è ruotato su se stesso, finita. Qui me lo duplico. Giusto perché non si veda che è la stessa geometria, basta. Siamo a 5 tentacoli. Ah sì, più quelli laterali, comunque questa è la storia, insomma. È una geometria leggermente modificata, poco lavoro. Ecco, qui esattamente quello che vi dicevo. Uso delle texture per modellare i dettagli. Mi sono generato una. Ho duplicato la geometria, quella che avevamo appena modellato. Una l'ho chiamata low poly, cioè pochi poligoni, l'altra l'ho rinominata high poly, così convenzionalmente, che è quella che poi ho flattato tutti i modificatori. Perché questo qui era una low poly con lo smooth, il subsurface, sì, insomma, il modificatore subdivision. Ho flattato tutto, mi sono tenuto una geometria senza modificatori sulla quale ho incominciato poi a scolpire. Ho aumentato il numero di suddivisioni in modo tale che già la geometria di base, senza usare la topologia dinamica dello sculpting, fosse già densa di poligoni. Quindi entro in sculpting. Attivo la topologia dinamica. Vado in texture del pennello, creo una nuova texture, gli do un nome. Vado in un altro pannello qua dove mi vado ad aprire la texture che voglio. Qui con F scelgo la dimensione del pennello e qui in questo caso potrei usare un mouse perché la pressione è sempre la stessa, anzi forse qui stavo usando il mouse. E niente, questa è un po'. Ruoto in modo da avere tutti i tentacoli con lo stesso livello di dettaglio. E sono arrivato a questo punto qua. L'estrusione è ortogonale alla superficie, Tiene no? la normale, sì. No, non a dove sei tu, come lo stai guardando adesso. Se io mi mettessi proprio di taglio, lui estruderebbe quello che riesce, e comunque è controllabile, è un parametro che puoi andare a controllare. C'è un parametro di default che va bene, e se ti serve. Io uso questo pannello che è dove controllo tutte queste cose. C'è un'opzione che si chiama Cool, in ogni caso puoi anche scegliere
come per lo sculpting, anche per il painting, quando stai dipingendo, se tenere in considerazione solo quello che vedi o anche dietro. È tutto una libera scelta, diciamo, e si può fare. E comunque di default sì, estrude secondo la normale. Adesso qua sto creando la porosità della pelle e le vene. Adesso cambio la texture. Vado in velocità perché... Qui ho ridotto la risoluzione del pennello a qualcosa di microscopico perché sto creando i pori. E qua tempo, qua perché sono col pennello, devo accertarmi la dimensione, la durezza in base alle zone, perché non posso applicare la stessa durezza, la stessa dimensione su tutto il corpo. Quindi qua, ed è per questo che c'è chi fa solo questo lavoro, perché i tempi per creare, ma ci sono delle immagini in giro di visi modellati in un modo pazzesco, fotorealistico, dove i pori del naso sono un po' più grandi di quelli delle guance. Questo qui era un po' per fare vedere, no? E poi le vene. Qui ho usato un'altra texture. Qui sto usando una modalità di visualizzazione che mi permette proprio di vedere le normali. Quando si dice normal in 3D è proprio di solito una mappa complessivamente azzurra e praticamente l'X ha un colore, l'Y ha un altro colore, lo Z ha un altro colore e viene fuori questo colore qua. Serve proprio per leggere nel miglior modo possibile la distorsione delle superfici. Questa parte è molto è divertente. Comunque si tratta di spostare le informazioni dello sculpting, tutti quei milioni di poligoni, le stesse informazioni, o posso averle su un modello molto 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 leggero tramite una mappa. Questa operazione si chiama baking, cioè è proprio la trasposizione delle informazioni dell'imperfezione della superficie in mappa. Per farlo bisogna unwrappare il modello, quindi il modello che riceve le informazioni deve essere svolto, come immaginate di poter distribuire un maglione su un tavolo, quindi deve essere scucito e steso il più possibile. In quel modo l'operazione di baking restituisce su quell'immagine. Come adesso andiamo a vedere cosa fa. Allora, faccio prima di tutto per i tentacoli, vi faccio anche vedere l'operazione di unwrapping. Elimino i poligoni che sono in eccesso, diciamo, tanto questi non si vedono. Scelgo dei bordi i più nascosti possibile, perché molto spesso dove c'è un cut di un bordo non combaciano, cioè le texture arrivano lì e si vede che sono tronche, per cui di solito si tengono le parti meno visibili, che rischiano meno di vedersi, tipo nelle gambe di un tavolo, di solito la parte interna dove si crea il cut, che
che è praticamente come questa cucitura qua. E poi si entra in modalità scucitura. Sono in Edit Mode, mi seleziono i bordi, questi qui interni, CTRL E, direi, con CTRL E vado nella modalità delle opzioni che riguardano i vertici, e sta per Edge, che sarebbero i bordi. Quindi li ho selezionati. Seleziono anche questo, CTRL E, Mark Seam è quell'opzione che mi permette di segnalare vedete che si creano delle righe rosse. E quindi vi faccio vedere un trailer di quello. Sono io. Una volta che ho creato ho comunicato al modello, alla geometria, il punto in cui scucire, devo andare a crearmi una mappa, una texture e un materiale per fare questa operazione che vi dico, che vi ho detto, che si chiama baking. Quindi creo una nuova mappa. Gli do un nome, una risoluzione dignitosa che è 2048, multipli di 16. E creo l'unwrap. L'unwrap è praticamente quello che vedete, cliccando U, ho questa geometria aperta su una mappa, su una texture, un'immagine. Ma quella lì prenderà solo i pori, quelle informazioni lì però. Sì, i I pori, pori. però. Quelle vene. In questo caso qui c'erano i pori, e io faccio vedere solo quello, ma in realtà si può portare a mappa anche altre informazioni. Cioè io posso portare una cosa che si chiama ambient occlusion, sempre in mappa, che è praticamente l'ombreggiatura che si crea quando due vertici o la geometria è molto chiusa, occlusa, concava, lì si crea un'ombra. E io posso portare in mappa quelle informazioni in modo da non farla calcolare. È così che nascono i videogiochi. I modelli per i videogiochi sono tutte informazioni precalcolate, portate in mappa, buttate su una geometria low poly e l'effetto è invece fotorealistico, ma non è calcolato in real time. Poi mi devo creare un materiale applicato ai tentacoli, a questo. L'altra cosa che serve, perlomeno dentro Blender, è portare l'immagine su cui avevo unwrappato la geometria come nodo dentro al materiale, che è questo. A questo punto, credo che a questo punto, adesso magari a voi non interessa in questo caso, ma bisogna selezionare i due oggetti, cioè quello che il modello ai poli, che avevo chiamato ai poli scolpito, per secondo il modello low poly che mi ero salvato e mi ero tenuto salvato. Vado in una certa zona del programma, mi sposto da Eevee a Cycles perché per il momento è solo Cycles che mi permette di fare il baking. Qui scelgo appunto, come ti dicevo, vedi che forse si fa in tempo a vedere, Ambient Occlusion, Normal e altre cose che posso portare a mappa come informazioni. In questo caso mi serviva la Normal, che era quella mappa che vi dicevo, azzurra, che poi vedremo utilizzata. Qua c'è una cosa che si chiama Ray Distance, che bisogna provarla. Diciamo che in questo caso io ho l'oggetto a bassa risoluzione, l'oggetto ad alta risoluzione nello stesso posto nella scena. Il ray distance praticamente è come se mi allontanasse il modello a uno dei due,
adesso io non so esattamente come va a calcolare la cosa, è come se mi distanziasse e tenesse lo spazio necessario per fotografare il modello ad alta risoluzione e copiarlo sulla texture. Spiegata un po' in italiano, ma è così. Lui prende praticamente l'offset verso l'esterno e l'interno, non Non si sappiamo. sa. Comunque Conoscenza. il baking è questa operazione qua. Qui mi ha portato, vi ricordate che prima lo stavamo guardando in tempo reale sulla geometria ad alta risoluzione? Questa è la mappa che viene generata sulla. Una volta che ho creato l'unwrap del modello low poly, che l'avevo portato su questa mappa, il baking mi riporta le informazioni sulla mappa. Questa mappa. A questo punto non faccio altro che copiare le informazioni di questa mappa, che poi l'avevo già portata qui come nodo, la collego allo shader del materiale, che è questo, in una certa zona che si chiama normal. Qui creo un altro nodo che mi serve per leggere le mappe normal. Collego tutto e a questo punto nascondo il modello ad alta risoluzione che non mi serve più. Ah, forse qua creo una luce per farlo vedere meglio. Sì, stiamo cambiando l'intensità della luce, insomma. Questo qui era già la mappa, cioè la geometria low poly con la mappa normal applicata. Non c'è differenza da un punto di vista visivo, ma da un punto di vista di numero di poligoni utilizzati è un altro mondo. Poi salvo la mappa sull'hard disk, ovviamente, perché qui è ancora in locale all'interno del. E qui adesso rifaccio la stessa cosa sul corpo. Duplico qui mi sono duplicato per la terza volta il modello e ho flattato tutti i modificatori che avevo utilizzato, mirror, subdivision. Torno nel modello low poly, unwrappo, genero una nuova mappa, questa mappa è dedicata al corpo, diciamo. Scucisco tutto, mi seleziono tutti i bordi, quelli che servono secondo me per scucire il modello nel miglior modo. Direi andiamo avanti. Questo è il modello scucito, preparo il bake, nel senso che seleziono prima il modello ad alta risoluzione, poi il modello a bassa risoluzione. Immaginatevi il concetto di bake to, quindi verso il modello low poly, le informazioni vanno dal modello ad alta risoluzione al modello a bassa risoluzione. Li seleziono entrambi, imposto il ray distance ed è un valore che non è mai uguale. Bisogna fare delle prove, almeno per la mia esperienza. Clicco Bake, Normal e mi importo le informazioni su una mappa. Collego la mappa allo shader del materiale. Spengo il modello ad alta risoluzione. Spengo il secondo modello che è ancora attivo e ho le informazioni sul modello low poly. In questo caso sto usando un terzo modificatore si chiama shrink wrap. Praticamente, mentre io stavo modellando la muscolatura, come vedete la differenza tra il modello low poly, che è quello giallo, sottolineato, il modello high poly, è che il modello high poly è più grosso.
Per cui io seleziono il modello piccolo, lo poli e applico un modificatore che si chiama shrink wrap, che non fa altro che modificare la topologia dei vertici sulla base di un modello di riferimento. In questo caso vado a scegliere il modello e lui praticamente mi prende i vertici e me li adatta alla geometria di riferimento. Così in questo modo nel momento in cui andrò a rifare il bake, perché lo rifaccio e rifaccio anche l'inwrappatura in modo che sia più corretta l'operazione, non avrò dei difetti dovuti al fatto che i modelli erano un po' diversi. Ecco, è questa operazione. Lì faccio vedere che forse sì, essendo un'operazione automatica, la topologia non è mai precisa, per cui uso un altro modificatore in questo caso per sistemare questo problema, che è un altro modificatore che si chiama smooth, che distende, rilassa, diciamo, la topologia dei vertici. Insomma, sistemo un po' il modello e arrivo ad avere tutto in low polys. Questo non vi so dire il numero di poligoni, ma tutte le informazioni che vedete sono delle mappe su un modello molto molto leggero. Quello che si vede sotto a destra non è il numero dei poligoni, Lo so, ma quello non lo riesco a dove vedere neanche ah, io lo da... non riesco a leggerlo. Modellazione tubi del casco velocissima. Non faccio altro che selezionare gli edge di questo dettaglio che avevamo visto che quando l'avevo modellato un po' di velocemente. Quindi gli edge. All'interno degli edge uso quella cosa del cursore che avevo fatto vedere, Shift S, sposto il cursore alla selezione. Quindi in quel punto lì posso generare una geometria adesso. Genero una curva che ha l'origin, il punto sorgente, nel punto in cui mi serve. Quindi poi sposto la curva, modifico, diciamo, la curva perché il mio obiettivo era creare un tubo, per cui adesso sposto i vertici, ottengo un tubo. Una linea che va su. Qui creo un'altra piccola geometria che è io volevo creare un tubo corrugato, quindi vi faccio vedere un altro modificatore. È un ripetitore di geometria praticamente. Creo solo un modulo che è questo e poi applico una suddivisione o dei loop cut in modo da avere i vertici spigolosi. Già visto. Ecco, e qua ho creato un modificatore ripetitore di geometrie. Ripete la geometria per un numero di volte che posso specificare. Qui aumento il numero delle volte che viene duplicato e ho creato un tubo in questo modo. E altro modificatore, curva, mi modifica una geometria sulla base di una spline, si chiama loft a volte. Seleziono la curva e lui adatta qualsiasi geometria, potrebbe anche essere una geometria non con un array, potrebbe essere un cubo suddiviso, l'importante è che ci siano delle informazioni, perché lui non se no non riesce a curvare l'oggetto. Mi servivano più ripetizioni, aumento il numero delle ripetizioni fino ad avere un tubo. Duplico probabilmente la geometria, l'adatto
è il trucco dei tentacoli, modello una cosa sola, la modifico un po' due o tre volte in modo che sem non sembri la stessa. Seleziono le due cose, i due tubi e applico una specchiatura, non come modificatore in questo caso, ma in sostanza creo quattro tubi. Dalla base di uno solo. Ok, finito. Questo è, diciamo, avevo scelto di usare Ivi che, come vi dicevo, ha avuto tanto clamore qualche mese fa quando è stato annunciato. È sostanzialmente un motore di render. OpenGL promette di essere quasi real time o real time. Lo attivo andando in una certa sezione al posto di Cycles. Non so per quale motivo, è una versione beta del programma, quindi ci sono ogni tanto delle piccole cose. In questo caso qui non so per quale motivo non mi ha fatto già la conversione del materiale, quindi sono dovuto andare nel pannello di output del mio materiale a dirgli di utilizzare Eevee e poi a dirgli di utilizzare, non si vede, all, significa che questo materiale vale per tutti i motori all'interno di Blender, che ormai sono solo due, Cycles e Eevee. Qui mi scalo il modello. Prendo come riferimento un cubo alto 1,70 e così per sicurezza diciamo che nel momento in cui si fanno i render porto di solito le geometrie a delle misure note e corrette, per cui questo è un character, l'ho fatto alto 1,70, prima era alto non so quanto. Va bene, sposto le luci. Ecco qua, sto andando all'interno del materiale e cambio il colore del diffuse, praticamente non si fa in tempo a vedere, comunque uno shader è composto di tanti tipi di informazioni, uno è il colore di base della geometria, non ho fatto un materiale molto complesso a parte le normali che sono appunto la mappa che mi permette di vedere i dettagli. Qui sto creando per la prima volta il materiale del caschetto, che all'inizio è semplicemente un colore, con delle informazioni di base di specularità e lucentezza, che sono praticamente questi slider che sto muovendo. Ecco, questo è il pannello delle impostazioni di Eevee. Di default ci sono spente moltissime cose, in realtà si possono attivare tante cose. Una è l'ambient occlusion, come quello che avevamo visto prima, che si poteva portare in mappa, in questo caso viene calcolato in real time e non fa altro che per generare appunto delle zone più scure nel punto in cui c'è la geometria è molto occlusa. Concava. Questo è un bloom, praticamente crea questo effetto glow dove ci sono delle parti bianche. E poi attivo il subsurface scattering che mi calcola, come vedete, o simula il calcolo della luce che penetra all'interno dei solidi. Cioè una delle proprietà della luce, non so se guardate la cera. Esatto, Di dietro che l'orecchio di vitello si esatto. posiziona Quando la luce lì. attraversa una superficie solida che però è sottile, si creano dei. Domanda, si può mettere l'HDR? In Eevee? Sì.
qui semplicemente sto creando degli shader base che mi danno solo delle informazioni di colore per i tubi. Scorciatoie tipo seleziono tre oggetti, gli altri tre tubi. Non so se seleziono i tre oggetti a cui voglio applicare lo stesso materiale, mi tengo per ultimo quello che ha il materiale, CTRL L link material e copio lo stesso materiale in un colpo solo su tutti gli oggetti che ho selezionato. Posso assegnare più di un materiale alla stessa geometria. In questo caso qua ho fatto i guantoni, quindi nello slot del materiale me ne creo altri due, li rinomino, ho creato un nuovo materiale guantoni, non so perché non c'è il nome. Guantoni, seleziono i poligoni ai quali voglio assegnare il materiale, il secondo materiale che ho creato, e poi clicco su Assign. E quindi diciamo che una stessa geometria può avere tutti i materiali che vede. Ogni poligono, diciamo, può avere un materiale diverso. E infatti in questo caso qui, per crearmi i guantoni, creo il bordo del guantone nero, dopo li invertirò, e il guantone arancione. Vado un po' avanti perché vedo che è un po' tardino. Assegno. Prima vi ho fatto vedere proprio come creare una texture sulla base di una geometria, ma si possono anche importare delle texture come le texture alfa della vite, che ti avevo fatto l'esempio, delle texture di pelle, rugosità della pelle, texture normal, me le importo. Sono delle texture tile praticamente che si ripetono a destra, a sinistra, sopra e sotto, quindi possono essere duplicate e quindi scalate. Più scalo in piccolo, più ho dettaglio. Quindi associo la texture al materiale, al nodo di ingresso della normal, che è questo qua. Creo un nodo normal e vedete che quello che succede prima, la geometria reale è quella che è il reticolo, quello che invece viene visto, in questo caso l'alterazione, le informazioni sono nella mappa. Questa è una storia lunga. In ogni caso scalo la mappa e non so se si vede perché è piccolino, sì, si vede. Ho queste informazioni che come prima, in questo caso qua, mi ero creato io con lo sculpting, in questo caso qua uso una mappa. Mano alzata no. Forse qua c'era un. Sì, qui è la produzione del materiale del casco con le texture. È un riassunto di quello che abbiamo visto fino adesso rifatto sul casco, in sostanza. Aggiungo qualche dettaglio. Seleziono gli edge per scucire tutta la geometria. Qui mi sono andato a prendere una mappa qualsiasi per avere della sporcatura. Effetto ruggine, insomma, qualche dettaglio in più.
Questa è proprio la mappa che sto usando, applicata al casco, ma io lo voglio arancione e usare queste differenze tra bianco e nero per creare come dei graffi arrugginiti. Quindi mi creo un doppio all'interno, diciamo che questo qui è lo shader. Mi creo comunque due informazioni, una per la ruggine e una per il casco lucido. Questo è diciamo, questa texture entra dentro allo shader che va in output ed è quello che sto guardando. Questa texture che era la prima, quella con i segni, i graffi, entra in quest'altro shader e va in output. Quindi mi servirà creare un nodo mix per creare la somma delle due. Questo è il nodo mix. Ha due ingressi e un'uscita. Entrano tutti e due momentaneamente dentro questo mix che ha uno slider e io posso vedere o il materiale lucido o il materiale arrugginito. Ma a questo punto uso questa mappa per miscelare quello che è bianco il materiale 1, quello che è nero il materiale 2. E uso un materiale gradient per dosare il quanto nero quanto bianco e avere anche, non so, un distacco netto tra arrugginito lucido oppure una piccola sfumatura. Qua si vede. Qui che mi sto guardando a vista e sto usando Eevee che è real time, non so se vedete quanto è facile lavorare in questo modo. Crei su uno slider da una parte, vedi quello che succede. Tanti anni fa in realtà era numerico, a cliccare, aspettare 10 minuti e vedere il risultato. È un po' cambiata la faccenda. Sto usando la stessa mappa per controllare dei parametri come la specularità e una cosa che si chiama roughness, che è praticamente quanto è lucida una cosa. È una simulazione di micro porosità di un materiale. Quindi, allo stesso modo come controllavo tra bianco e nero, materiale 1, materiale 2 e con il gradient, posso controllare quanto una certa parte del casco è granulosa, porosa, microporosa e lucida. Qui vedete quello che voglio dire. E qua la stessa mappa, ancora la stessa, portata dentro a un nodo che si chiama Bump, non fa altro che convertire una mappa bianco-nera in una mappa normal, quelle blu, che mi permettono di avere una finta estrusione del modello, del geometrico, in modo tale che la luce venga alterata e dia la sensazione che siano i graffi solchi proprio. Vedete? Ok, ultimo video, direi. Rigging e animazione finale. Perché dentro Blender si possono creare ossature per fare muovere personaggi, porte in architettura, qualsiasi cosa. In questo caso creo un'ossatura che mi permette di muovere la geometria. Collego molto è una cosa in realtà molto semplice, si seleziona il modello, geometria, poi l'ossatura, Ctrl P, che è il comando che funziona in tutto Blender, che sta per parent. Quindi un oggetto dipende da un altro, quindi anche un cubo può dipendere da un altro cubo e si crea una sequenza di oggetti per cui muovendo il primo si muovono tutti gli altri. Quindi
In questo caso Blender automaticamente sente che uno degli oggetti è un'armatura, è un'ossatura, insomma, chiamiamola come vogliamo, e quindi nel momento in cui io premo Ctrl P, automaticamente lui non mi fa una, cioè mi fa dipendere la geometria, il corpo, diciamo, dall'ossatura. Dopo che ho fatto semplicemente facendo questa operazione, posso muovere il modello. Muovendo le ossa muovo la geometria. In questo caso collego il casco all'osso della testa. Qui ci sto provando in un modo che non mi riusciva, poi l'ho rifatto con un altro metodo. Finalmente ce l'ho fatto. Seleziono le curve. Essendo in modalità edit, qui sono dentro la curva e qui io voglio che invece un vertice di questa curva sia collegato al casco. E quindi c'è una cosa che si chiama hook, che non CTRL H dentro all'edit, selezionato un vertice, mi genera un oggetto esterno dalla curva che controlla quel vertice della curva. Qui l'ho generato, esco, ora questo oggetto controlla i vertici che avevo selezionato e a quel punto posso collegare questo hook al casco e nel momento in cui io ruoto il casco muovo i tubi. Questo. E questo è Eevee, sono dentro Blender, non è il render istantaneo. Due ore 10.